Nella puntata di oggi ho il piacere di avere come Emanuele Colonnella. Emanuele è Innovation Manager di Generali. Ciao, ciao Alberto, piacere. Buongiorno Emanuele. Allora, il titolo di questa serie è What Open Innovation Managers Want, insomma, un po' riecheggiando il film storico che parlava d'altro, però la domanda di fondo è cercare di capire un po' che cosa ci sta dietro oggi una professione che sta emergendo, è una professione che fa un po' da cerniera tra due mondi, tra il mondo delle aziende grandi, strutturate, established e il mondo delle start-up. E quindi sostanzialmente un ruolo un po' di ponte tra due realtà molto molto diverse. E quindi la domanda che ci poniamo è che competenze sono necessarie per fare un po' questo lavoro di ponte, di connettore tra questi due mondi, e quindi stiamo un po' scavando nella vita e nel background di un po' delle persone che in Italia fanno questo mestiere. Quindi in generale ci sei tu, e quindi la prima domanda che ti faccio è raccontaci un po' come sei arrivato a generale, cosa hai fatto prima di fare il mestiere che fai oggi, poi ragioniamo su cosa che mestiere fai oggi, ma iniziamo a capire prima che cosa hai studiato. Benissimo. Sì, allora diciamo, io sono una persona di natura abbastanza curiosa, quindi ho spaziato un po' in orizzontale, no? Questo vuol dire che ho fatto tutta una serie di lavoretti durante gli studi, dal riparatore di computer allo sviluppo software, al fotografo professionale, al pizzaiolo. In questa avventura, no, nello spaziare, a un certo punto, era il 2004, ho avuto una mia startup che faceva oggetti e ambienti immersivi interattivi, principalmente per eventi di marketing. Bellissima la vita della startup, però sai, sempre l'incertezza, no? Non sai bene cosa succede domani. Io ero arrivato a un momento della mia vita dove volevo avere un po' più di stabilità. Costruire la famiglia, eccetera. A quel punto di vista è andato bene. Adesso ho tre figli fantastici, quindi è andata bene. Questo desiderio così di personale, di stabilità, mi ha portato al mondo corporate. Ci sono arrivato con degli studi in management e ho fatto un po' il consulente per le banche e poi sono arrivato nel mondo delle assicurazioni. Ho lavorato per broker, ho lavorato adesso più di recente per la compagnia. Con ruoli all'intermezzo, quello che oggi magari si chiama digital transformation, no? Quando ho cominciato io 10-15 anni fa era, no? Operations and Technology, quindi ruoli di progetto, quindi hands-on, su operations, tecnologia, sviluppo di prodotti. Ho fatto project program manager, head of PMO, per broker in ambito assicurativo e successivamente per le compagnie. L'esperienza è stata divisa, diciamo, al 50% fra l'Italia e UK. In UK lavoravo per Marsh, dove ho fatto lì sviluppo di prodotti e poi sono passato a un broker di un po' più piccolo, di medie dimensioni, che si chiama VMS, dove ho cofondato l'Innovation Lab. Il mio approdare all'Innovation Lab era un po' una volontà di riconnettermi con me stesso imprenditoriale, lo startup-alo di qualche tempo prima. Perché mi piace, no? L'esplorazione, proprio insito un po' nella mia natura, e volevo riconnettermi un po' con me stesso, diciamo così, imprenditoriale. Questo succedeva a Londra e un paio di anni fa sono tornato in Italia, in generale, spuntata fuori un'opportunità molto interessante di fare innovazione e al 100% del mio tempo in un gruppo grande che quindi ha diciamo, l'innovation era uno dei pilastri strategici, poi magari ci torniamo. Quindi c'era il commitment dal senior management, più ovviamente un gruppo che ha, come dire, il potere di fuoco, no? Di fare cose interessanti. È spuntata fuori questa opportunità e quindi eccomi qua adesso, in generale, dove mi occupo di innovazione, come dicevi giustamente tu all'inizio, all'interno del gruppo. No, mi è piaciuto un paio di spunti di quello che dicevi. Uno, il tuo spaziare in orizzontale, insomma, lo sporcarsi le mani con tante cose molto diverse, che poi alla fine è un po' è uno degli ingredienti fondamentali, la capacità di sporcarsi le mani. Insomma, questo non è un lavoro dove ne esci pulito con la camicia bianca, infatti la tengo su io, lo lascio a te. Se mi permetti qua, forse un altro punto interessante che
una cosa che mi piace, mi viene naturale fare, è un po' quello, no, il giochino dell'unire i puntini. Cioè, quindi lo spaziare in orizzontale cosa vuol dire? No, vuol dire che tu magari è importante per questo ruolo perché guardi tante robe diverse, no? Anche in ambienti, no, distanti da quello, magari il core business dell'azienda, e la persona curiosa magari riesce a unire i puntini, a portare degli spunti da un altro ambiente, settore, all'interno di quello che si fa. Quindi è molto divertente per me questo ruolo un po', no? Di esploratore, di fare lo scouting all'esterno, quello che c'è, quello che succede, no? Ricordo ancora 5-6 anni fa, quando nessuno faceva design thinking in assicurazione. All'interno, no, della mia attività, io andavo a meetup, incontravo le persone, questi designer o anche magari aziende tech che facevano, no, design thinking quotidianamente. Abbiamo portato design thinking in azienda. Bam! No? Rivoluzione quasi culturale. Quindi questo ruolo di spaziare e andare in orizzontale poi ti permette anche di portare delle gemme, di unire, no? Fare cross-pollination di idee, di persone. Penso sia molto importante il ruolo dell'innovatore. E poi hai toccato un altro punto che secondo me è importante, che è il punto dello sviluppo di progetti, gestione di progetti, project management, che poi penso, ma qui ti chiedo il tuo contributo, è un altro ingrediente importante, perché un conto è fare l'esploratore, vedere le cose affascinanti, poi nell'unire i puntini, quando poi entri dentro il mondo aziendale, trovi dei firewall che i puntini te li spengono in 20 secondi e quindi lì richiede poi un lavoro molto strutturato per portare quella scintilla, non farla spegnere e poi farla trasformare in qualcosa che è sviluppabile, accettabile, gestibile dentro un mondo che è molto molto strutturato e molto più lento a muoversi. Come queste competenze di project management pensi siano importanti? Che cosa tu pensi sia utile per fare in modo che per aggirare il firewall, far succedere qualcosa in tempi umani, insomma, che ostacoli incontri e come li aggiri o come li sfondi, insomma. Allora, qui forse distinguerei un po' i due mondi, no? Quello della corporate innovation fatta senza le start-up, no? Lì è tutto un tema probabilmente di avere i tool, chiamiamoli di project management, oggi si chiama Lean Agile, no? Però gestione di progetti, alla fine devi prendere un'idea e portarla a compimento, no? Quindi nella parte più interna è molto importante questo aspetto, avere quei tool, i processi, le metodologie giuste. Noi in generale ce l'abbiamo, l'abbiamo disegnato noi, abbiamo preso il meglio che c'era là fuori, l'abbiamo distillato, colorato di rosso e lo usiamo, lo chiamiamo qui Innovate Methodology. Quindi lì è un fatto probabilmente di processo. Apro e chiudo una parentesi enorme, però vabbè, o sotto ovviamente deve avere terreno fertile, no? Che vuol dire la compagnia ci deve credere, no? Strategia che poi si traduce in avere la possibilità di fare questi esperimenti che hanno, no? Una probabilità di fallimento molto elevata, no? Quindi, data che ci sia il terreno fertile, dalla parte corporate, innovation è un tema probabilmente di processi. La parte invece, quella di startup, hai un altro problema, che è quello che la corporate e la startup sono due mondi completamente diversi, parlano due lingue completamente diverse, vanno a velocità diverse, e lì è molto importante il ruolo di un traduttore, chiamiamolo così, no? Noi abbiamo un esperimento di successo in Svizzera con il nostro collega Pietro Carnevale, che ha lanciato questo corp app che si chiama House of InsurTech, che fa proprio questo ruolo di far parlare la corporate e la startup. Quindi sono persone che hanno la testa nei due mondi, no? E riescono da un lato, analizzare i business needs della corporate e poi aiutare il dialogo, la traduzione di questi business needs in soluzioni co-sviluppate, co-disegnate con la startup. Quindi ti direi, la risposta secca è lato interno, processi, metodologie, cultura e strategia sotto come fondamento. Lato esterno, molto molto importante questo ruolo di ponte fra i due mondi. Produttore, sì. E che ostacoli oggi vedi nella grande azienda? Adesso tu conosci i generali, ma sono probabilmente simili in tutte le grandi aziende. Quali sono? Dove realmente ogni tanto la palla si blocca e bisogna andarlo a sbloccare? E quali sono le modalità, insomma, i problemi tipici che incontri e le modalità che utilizzi per
competenze, quello che ti è servito anche di quello che hai fatto prima, che Certo. ti aiuta un po' per fare questo Sì. di sblocco, insomma. Allora, quando parli di innovazione, parli di una promessa, no? Di un qualcosa che dipende, no? Dallo stadio in cui sei, però tendenzialmente, di nuovo, torniamo al tema dell'esplorazione. Quindi la comunicazione, il portarsi a bordo gli stakeholder giusti, avere il commitment per sperimentare e anche no, essere pronti ad accettare un eventuale fallimento che fa parte del gioco. Quindi sicuramente la parte di, quella di non so come vogliamo chiamarla, comunicazione, emotional intelligence, no? Il saper gestire gli stakeholder, quello è sicuramente fondamentale. Dove ci si incastra? Vabbè, cose più pratiche, ovviamente, no? Questioni di legacy, systems, processi, questo ogni corporate di questo mondo c'ha quel tipo di roba, no? Un po' di burocrazia che è un male e un bene, no? Perché protegge anche da dei rischi e mantiene un po' di stabilità, quindi c'è questo tema lì della dover costantemente snellire e applicare processi. La gestione del stakeholder che abbiamo detto prima, il ruolo del traduttore che abbiamo menzionato prima, quello che si può fare è no, creare un po' delle sandbox. Il corp up è un po' questo esempio, con processi più snelli, più veloci, magari anche da un punto di vista di capacity o di dati utilizzati. Segregati, no? Quindi hai un po' meno questi problemi di complessità anche no? Gestionale, ma anche normativa. Quindi, da un punto di vista delle skill, ti direi, no? La comunicazione, saper lo storytelling, no? Perché devi portarti a bordo persone su un qualcosa che è tendenzialmente incerto. Da un punto di vista più pratico, snellire un po' i processi e costruirsi meccanismi un po' più veloci di collaborazione. Mi fermo sul tema della comunicazione e hai usato prima una parola magica, te ne era promessa, no? Perché mi ricordo, parlavo poco tempo fa con un tuo collega di Robert Bosch, Johannes Grabowski, e mi diceva loro, ovviamente hanno una potenza di fuoco molto ampia, hanno anni di esperienza, lavoro con le start-up, e mi diceva una cosa che mi ha abbastanza colpito, perché è molto vera, no? Quindi ogni tanto senti una cosa che sai, ma quando la dice qualcun altro, la dice con le parole giuste, dici, è giusto. La vorrei averla detta io. E quindi però ho l'umiltà che quando qualcuno dice una cosa che vorrei dire, ma dice meglio, l'attribuisco. E lui ha detto, sai, le start-up, anche quelle mature, anche le scale-up, quelle grosse che vengono a lavorare con noi, hanno nel DNA un po' la tendenza a overpromise, promettere di più. Di solito nelle business unit da noi hanno una gran bella antenna, lui ha usato questa parola, per capire se l'overpromise è too much, no? E quindi questo tema che tu parlavi molto giustamente, dici tutte le volte che noi parliamo di innovazione, parliamo di promesse, di qualcosa che succederà. E qui bisogna gestire bene lo storytelling, perché da un lato, se prometti una cosa che non è abbastanza appealing o è modesta, non attiri l'interesse di nessuno. Se però prometti troppo, rischi poi hai l'effetto volano di essere quello che è overpromise, che poi diventa un gigantic fail e culturalmente l'azienda fa fatica a digerire qualcosa che non succede o che non funziona. Questo è il grosso problema delle grandi aziende. Le grandi aziende sono disegnate per funzionare perfettamente e l'innovazione è sempre un po' uno stretch perché gli porta a fare qualcosa che è diverso e che potrebbe non funzionare. Sì, che poi no, beh, abbiamo perso tempo, no? Perché abbiamo molti sistemi da gestire. Non ho una risposta semplice bianco-nero no? Su questo punto qua. Penso la roba più, dico un'ovvietà, no? Però la cosa più ovvia è torno al tema della cultura aziendale, no? Se hai le persone, e noi facciamo un grosso sforzo, abbiamo lanciato dei training dove abbiamo raggiunto oltre un terzo della popolazione spiegando cos'è l'innovazione, quali sono
le metodologie, no? Il perché conviene prendersi qualche rischio, no? Un tema di settare le aspettative, ma anche un tema di preparare un po' le persone a questo nuovo modo di lavorare. Perché il fallimento fa parte del gioco, però nel grande schema delle cose ha senso anche economico, no? Prendersi questi rischi un po' così calcolati. Sì, perché poi la cosa che è paradossalmente strana è che le aziende prendono rischi, però prendono rischi in ambiti a loro noti. Nel senso che io ho aziende in Sì. diversi settori che sono soliti a investire centinaia di milioni in aree dove magari il tasso di successo è di qualche punto percentuale, ma cose che fanno da anni o da decenni perché fa parte del loro core business e quindi loro hanno la mentalità per gestire questo rischio. Nel momento in cui gli chiedi di fare lo stesso, ma investendo cifre più basse nel mondo delle startup, dove sostanzialmente i tassi di successo sono sempre qui, qualche punto percentuale, si trovano paralizzate perché è un contesto dove non si sentono a proprio agio, perché non fa parte della Sì. cultura prendersi quel tipo di rischio e quindi lo percepiscono qualcosa di inaccettabile. Quindi alla fine si blocca il meccanismo, nonostante l'appetito al rischio dentro l'azienda esista, perché se no non si chiamerebbero aziende, no? Sì, sai cosa penso? Sia un tema di saper convivere con l'incertezza. Quello mi ha fatto venire in mente questo mentre lo raccontavi, no? Il programma, program management gigante, una roba di 3 anni da qualche milione di investimento, no? E lì sì, abbiamo disegnato tutto all'inizio, sappiamo dove stiamo andando, poi se la strada è sbagliata, no? Lo scopriamo 2 anni dopo, però nel processo ci sentiamo sicuri, no? Perché la strada è ben tracciata, con tutti gli inconvenienti del caso, adesso sto ovviamente minimizzando. Lì hai eliminato l'incertezza, però ti sei bloccato su una strada e hai scommesso grosso che sia la strada giusta. Di là devi gestire l'incertezza, che è un fenomeno, no? Come dire, culturale, nel senso che saper convivere, no? Ma più o meno là c'è la promessa, ma vediamo un po' come arrivarci. Penso che sia più complicato. E ritorno a quello che dicevo prima, no? Un sacco del lavoro che noi facciamo è anche per cambiare un po' a piccoli passi, no? La maniera di pensare delle persone. Poi ovviamente qualcuno te lo porti a bordo, qualcuno no, però insomma creare quel terreno fertile. Sì, e torniamo a quello che dicevi prima, il concetto del project management, quindi la gestione del processo, o meglio, creare un processo per portare a bordo l'innovazione, paradossalmente è il modo con cui l'azienda si abitua a gestire oggetti non identificati come le start-up, perché loro sono culturalmente molto lontani. Quindi la logica del processo può essere uno skill utile per riuscire a fare il tuo lavoro di portare una ventata di insolito o di rischio non mappato dentro contesti che sono per natura correttamente avversi al rischio. Insomma, qui Sì, parliamo di maturazione, insomma, adesso poi i rischi sapete gestire, insomma, quindi. anche molto cauti per definizione, no? Sì, due elementi, come dicevi tu, saper gestire l'incertezza, ma anche passa dal fatto che l'innovazione non è pura serendipity o creatività, ma ci sono delle cose che puoi fare in maniera sistematica. Che aumentano la probabilità di successo di quello che fai. Quindi, no, come metodo per diminuire la paura da incertezza, guardate che, no, c'è un modo promettente per farlo, ecco. Sì, poi diciamo che quello che è successo negli ultimi anni è che se 5-10 anni fa l'open innovation era veramente un qualcosa di una black box dove buttavi dentro un gettone, non sapevi quello uscire, che tutti stavano provando a fare cose senza neanche grandissima convinzione e senza nessuna base, perché non c'erano dei percorsi. Oggi ci sono best practice, oggi ci sono dei modelli che funzionano in modo quasi scientifico. Oggi il modello di venture client sappiamo, l'abbiamo fatto N volte, sappiamo che se oggi partiamo con un modello di venture client, in 3 anni l'azienda riesce a digerire 10, 15, 20 POC internazionali.
perché questo è il percorso normale, e poi moltiplica per 2 anno su anno, e poi ci sono dei tassi di trasformazione. Cominciamo a vedere le metriche, cominciamo a sapere come funziona. Quindi anche questo mondo oggi sta diventando molto meno un mondo sconosciuto dove si improvvisa, è diventato un mondo dove tendenzialmente oggi cominciano a essere delle best practices che funzionano bene. Quindi. No, assolutamente. Ultimissima domanda che ti faccio è se guardassi indietro al tuo percorso, no? Insomma, tu hai trovato un lavoro, ti sei ricondotto all'Emanuele del 2004, no? E quello che ha portato ad essere l'Emanuele del 2004, quindi col tuo navigare in orizzontale, quali sono le competenze che hai appreso nel tuo passato che oggi ti vengono utili, insomma? Ma allora, secondo me il project management è una roba che devi avere, no? Che vuol dire sia la parte proprio tecnica del ma come si fa Agile, come si fa il waterfall, ma anche quella parte di comunicazione e di tipo di supporto, gli stakeholders di cui abbiamo parlato all'inizio. Quindi quello sicuramente utile ovunque. Ho sempre smanettato, no? Quindi non sono stato bravo a fare codice, però in un mondo dove la tecnologia la fa da padrone, capire i meccanismi che stanno sotto la parte di tecnologia sicuramente mi è utile, no? Se parlo con uno sviluppatore, non so parte il pezzo di codice, però se so di cosa parlo. Quindi quello sicuramente mi è utile in questo mondo dove la tecnologia la fa da padrone. E poi, vabbè, questo non è una skill, è più l'attitudine che dicevo all'inizio, no? Torno, l'ho già detto, ma lo spaziare e poi poter unire i puntini, questo non è una cosa che ho imparato, penso faccia parte un po' più della mia natura. Secondo me è qualcosa di abbastanza importante per chi vuole fare questo ruolo, essere un po' alla frontiera, quindi cioè, non aver paura di guardarsi intorno, poi quelle skill di comunicazione per poterlo raccontare internamente, portarsi a casa, no? Gli stakeholders per poi poter andare ad attivare un po' di questi progetti così sperimentali. Sì, stare alla frontiera e poi tornare poi dentro i confini e poi fare il lavoro di Sulla linea di scrivere. confine, no? Tra Esatto. l'esterno e la frontiera Se è un po'. stai fuori, stai dentro, continua ad andare fuori e dentro è probabilmente il mestiere che voi fate. E mi piace molto il sapere di che cosa si parla, perché sapere di cosa si parla sostanzialmente non significa che sai fare, ma significa che hai meno timore di non capire di cosa stai parlando, che oggi temo, soprattutto nel mondo aziendale, ci sono molte scelte che vengono rifiutate o accettate senza sapere di cosa si parla per paura di dire, ma io stavo qui e non ho capito che cos'è. E quindi o la conosco perfettamente e non la faccio, sbagliato, che significa non farei mai nulla, oppure non ho capito, ma per non far brutta figura dico va bene. Ancora peggio che poi devi andare a difendere un progetto di cui non hai nessun senso di ownership e non hai nessuna cosa. Quindi quella capacità di sporcarsi le mani, di capire, aiuta un po' senza capire che non sono un esperto, quindi non mi metterò mai a farla, però so che quelli che stanno facendo quella cosa possono essere il partner giusto per farla, perché ho capito cosa fanno. Sì, questo se penso alla mia carriera da project program manager, chi nella mia personale, ma anche chi ho visto far bene, comunque devi avere un po' di conoscenza del contesto, altrimenti fai lo spostacarte, no? Non aggiungi, fai il PMO e aggiungi poco valore. Splendido, grazie Emanuele per la chiacchierata e buon lavoro. Grazie a te, buona giornata, a presto.